amici e amiche mie, buona giornata a tutti e benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme un altro dolce della tradizione pasquale napoletana, i taralli dolci di Pasqua. Soffici e morbidi taralli, gustosissimi e troppo belli da vedere. Ed ora iniziamo la preparazione, ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. E in più vi ricordo la collaborazione di Dè in Cucina per preparare questa bellissima ricetta. Ed ora iniziamo. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 500 g di farina 00 setacciata, 150 g di burro freddo da frigo, 180 g di zucchero, 2 uova intere, 50 g di latte, una bustina di lievito per dolci, mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia, la scorza grattugiata di mezza arancia e mezzo limone e per finire cotette colorate. Ed ora, senza perdere alcun tempo, come dico io, passo la mano a Francesco. Un saluto amici e un bacione amiche di Zia Franca. Io sono Francesco di Dè in Cucina. Ok, iniziamo questa bella ricetta con Zia Franca. Allora, zia, cosa facciamo? Allora, la prima cosa da fare è svuotiamo la farina sul piano da lavoro, come si faceva una volta. Va bene. Così lavoriamo con le mani. Sì. Ecco qua. Devi aggiungere il burro freddo a pezzetti. Eccolo qua. E devi mischiarlo alla farina, quindi sabbiare la farina. Okay. Con il burro. Va bene, okay? Va bene. Ok, allora vado. Sì. Vabbè, è semplice alla fine. Basta infarinare un po' il burro e poi iniziare a fare questo movimento con le mani. Esatto. Così. Esatto. Benissimo. Un po' di pazienza e tutto va, tutto si fa. Certo, se qualcuno non vuole farlo a mano può farlo benissimo in un robot da cucina, non ci sono problemi. Sì, infatti, però... Così è più bello, dai. Sì, sì, sì. Ok zia, e dici? Va benissimo. Sì. Vabbè, anche se c'è qualche pezzettino un po' più grande. No, non fa niente, tanto si scioglie dopo. Ok. Adesso? Adesso forma una piccola fontana e mettiamo all'interno. Anzi, prima di formare la fontana, aggiungi a questa farina il lievito. Ah, ok. Allora. Ecco qua. Facciamo così. Sì. Vabbè, quindi un'altra mescolata. Mescoliamo un pochettino. Ok. Vabbè, adesso faccio la fontana, giusto? Certo, fontanina e mettiamo tutti gli ingredienti. Ora, piano piano. Piano piano mescola il tutto. Sì. E formiamo un bel panetto morbido. Morbido, ok. Ok, a questo punto, prima di assemblare, mi voglio aiutare con un attrezzino che è il tarocco. Sì. Quindi pulisco un po' anche le mani e comincio a fare questo movimento, questa lavorazione così. Prendo un po' di farina, che ne dici zia? Sì, mettiamo un po' di farina, sì, sì, sì. Ma giusto per innanzitutto pulirmi un po' la mano, faccio per così. Le mani. Sì, per pulirmi un po' la mano, le mani, e poi puliamo anche un po' il tarocco qua, così, ecco qua, e uno, e sono due. Ok, adesso con la mano
Ecco qui, facciamo questo movimento. Dai, facciamo. Usiamo le mani, lavoriamo. Che sì, bene, sì. Ok, perfetto, basta, questo è tutto. Sì, però non fare... No, non faccio il pallone, diciamo così. Schiaccia un po', poi di modo non ti preoccupare. Mettendolo in frigo si raffredda più rapidamente. Va benissimo. Ok. Ecco, benissimo, quindi la metto nella pellicola? Sì, avvolgi. Avvolgo nella pellicola, ok. E la lasciamo riposare in frigorifero per 15-20 minuti. Va benissimo. Il tempo è trascorso, il panetto si è raffreddato e riposato molto molto bene. Se volete rimanerlo un po' in più in frigorifero, ancora meglio. Ed ora iniziamo la lavorazione dei taralli. E adesso io vi farò vedere come si preparano. Allora, andiamo a tagliare dei pezzetti, così magari li pesiamo, vediamo un po' più o meno sui 60 grammi. Ok, allora prendiamo il primo pezzetto e cominciamo a formare un filoncino. Magari se abbiamo bisogno ci sporchiamo un po' le mani di farina, ma poco, Ecco qua, è uno. E l'altro la stessa cosa. Essendo una pasta frolla si può anche un po' diciamo aprire, però noi lo andiamo a sistemare. Ok, fatto questo, non ci resta che attorcigliare questi due filoncini in questo modo. E quindi andiamo a formare una treccia. Chiudiamo. Ed ecco qui il nostro tarallino. I taralli sono stati formati ed ora passo la mano a Francesco per terminare la preparazione. Eccomi qua, oh zia, che bei tarallini che hai fatto, complimenti. Mi sa che zia Franca non ha più bisogno di me. non lo so, poi vediamo, dai. Se hai bisogno mi dai una mano. Vabbè, io spero di no. Allora zia, tu qua mi hai fatto mettere un tuorlo e un goccio di latte. Ok, adesso quindi dobbiamo spennellare la superficie. Sì. Miscelo un po' i due ingredienti, ecco qua, e poi iniziamo. Questo serve per far attaccare poi anche, oltre a dare un po' di colore, anche per far attaccare, diciamo, i confettini. Sì. Vabbè, i diavolilli, come da diciamo noi. Sì, detti da noi i diavolilli, che sarebbero poi le codette colorate. Cioè, aspettate, cioè sarebbero questi qua, i diavolettini, le codette colorate. Bene zia, ok, abbiamo spennellato l'uovo e il latte e la superficie, ora vado con i diavoletti. Guardate che bell'effetto però, sì. Ok zia, ecco qua, dai come sono carini, belli. Quanti ne sono usciti? 3, 6, 8. 10, 16. Con questo impasto 16 tarallini, taralli più o meno. Vabbè, poi dipende dalla grandezza, la misura che si possono fare. Si possono fare più piccoli o più grandi. Questa è una misura media. Perfetto. Ok, adesso non ci resta che infornare questi dolcetti. Semplicemente. Va bene, allora a dopo. A dopo. I taralli sono usciti dal forno, li ho infornati a 170 gradi per 15 minuti. Forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate di 5 gradi la temperatura.
e adesso non ci resta che farli raffreddare e poi gustarli. Amici carissimi, i nostri taralli dolci di Pasqua sono pronti. Io vi aspetto alla prossima ricetta, un like al video, iscrivetevi al canale, se vi piace commentate e mi raccomando attivate sempre la campanella per avere tutte le notifiche. E come dico sempre, vi do un arrivederci, un grazie e un abbraccio a tutti da Zia Franca. E da Francesco, ciao! Ciao Francesco!